vediamo un po' di capire. Mi sa che per aprire il modello si deve fare aprire il modello esistente. E allora scegliere il file, vediamo se ci riesco. Era questo qui, oggi è 26, 20, e adesso non so qual è il mio e quello che ho. Incisione brutta sarà questo qui, no? Ecco. Così si apre. Se tu vai nel file e clicchi due volte, non si apre. Qua i percorsi sono già stati fatti. Perché non si vede qui? Simuliamo per vedere. Vediamo cosa c'è di sbagliato qui. La profondità. Profondità sbagliata qui. Ok? Allora, facciamo così. Prendiamo questo qui, editiamolo. E profondità iniziale, mezzo millimetro. Già cominciamo con questa profondità qui, che è mezzo millimetro iniziale. Vediamo un po', l'utensile può essere questo qui, vediamo com'è, passo 008 e passo 001, vabbè, ci può stare, linea centrale ce l'abbiamo già. Togliamo i vettori per capire se, ecco qua, ce l'abbiamo. Materiale l'ha impostato, vabbè. E la profondità, limita, massima profondità in mezzo millimetro, è troppo. Vediamo un po', è troppo. Allora, prima di editare questo percorso tensile che hai realizzato, togliamo la visibilità e andiamo a capire. E qua è rimasta una linea centrale. Perché? Andiamo un po'. Perché è rimasta questa linea centrale? Disegno vari frame. C'è ancora la linea centrale, vedi? Perché questo è quello che, vediamo un po', non si può fare il percorso, e si è tolto la visibilità del percorso, perché mi rimane qui? Vedi cosa sta succedendo qui? Con il wireframe, con il disegno solido selezionato, scusate, sto mangiando, nella visibilità del percorso tensile, si capisce subito che l'utensile sta andando fuori dal pezzo, perché c'è settato qualcosa di sbagliato. Ok? Allora,
Mi faccio togliere questa linea centrale qui. Faccio un altro. Vabbè. Profondità iniziale. Mettiamo 0 per vedere cosa succede. Selezioniamo l'utensile. Era uno da 30 gradi, vero? Beh, immagino che un utensile da 30 gradi andrà troppo in fondo. Come voglio dire? È un po' difficile da spiegare qui. Beh, comunque, farò una cosa diversa. Farò una cosa diversa. Prendo uno da 60 gradi. Ok? Cominciamo da zero. Diciamo, crea linea, perché i vettori non sono selezionati, selezioniamoli, le lettere, tasto shift, togliamo questo di mezzo, tasto shift ancora, selezioniamo questi. Queste non si selezionano perché? Ah, perché sono in gruppo. Ok, questi. E tasto shift e questi che sono aggruppati. Selezioniamoli. Selezioniamo anche questi qui. Vediamo un po'. Tasto shift. E dobbiamo diminuire un attimino, se no non riusciamo a inquadrare questo. Anche questo qua. Ok? Diciamo, crea linea centrale nel battente secco. Ok, non fa nulla. Ci ha creato la linea centrale. No, intersecto. Dice, ah, perché adesso mi ha selezionato qualcos'altro. Niente. Boh, comunque, questo è l'originale. Lo togliamo qui perché non sto riuscendo a mangiare il panico in bocca. Non sto riuscendo a cancellare là il percorso. Allora, cancelliamolo. Non si cancella proprio. Guarda qua. Ah, si è cancellata. Mi è rimasta la linea centrale lì. Boh. La linea centrale qui. Cancella. Ecco qua. Oh, finalmente. Ah. Adesso. Selezioniamo questi qui, tasto shift, selezioniamo questo qui e questi qui. Tre sono aggruppati, bene, boom, via. Andiamo nel percorso. Linea centrale, da zero. Seleziona, perché quello di 60 gradi ho scelto? Perché se no non hai la parete. Quello a 30 gradi non è perpendicolare, non è proprio dritto, ma è quasi. E tu non avrai la lettera lavorata nella strategia di VBIT, nella strategia di incisione linea centrale, perché non avrai angoli nelle pareti laterali. Avrai un'angolina da 30 e dopo devi mangiare tutto dentro. È come se avessi fresato con una fresa dritta dentro, praticamente, per chi lo vedi dopo, no? E siccome sono dettagli piccoli, l'angolo della fresa è sbagliato. Cioè, o 90, o 60, vai 45, se no è troppo. Dopo, se si parla di cose più grandi che hanno una visibilità diversa, c'è una relazione diversa con chi li guarda, si può discutere l'angolo meno fare, scherzare, perché avremo allora 10 mm di profondità, mezzo, 5 mm. Su un castello, su una targa, ma su un ciondolo da 30 di diametro. Non puoi pretendere che la lettera venga fuori anche con le paretine e che si veda questo, capisci? Per quello sto scegliendo un bullino da 60. Ok? Ovvio, tu puoi fare questo bullino da 60 con la punta conosciuta. E dargli l'offset della punta senza dubbio, cioè,
facciamolo anche. Vediamo un po' questo qui cosa ho. Sono uguali. Facciamo modifica questo qui. Punta 01, vai, mettiamo la punta. Ah, qua non abbiamo la punta, perché questo qui è... Allora niente, ma nulla. E aggiungiamo un utensile, che chiamiamolo bollino, lo stesso, 60 gradi. Dove sono i gradi? Pompa da 01, ok? È solo che vogliamo che sia uno conico piatto, che abbiamo la punta per scegliere, ok? Bollino 60 gradi, punta 01, conico piatto, bollino, quanto da, dobbiamo editarlo adesso, no? Diametro del bollino, di solito sono 3. metà angolo 30, raggio piatto 0,5, passo in Z, facciamo che lui può andare anche a mezzo, dai, acciaio, beh, acciaio è meglio qua definire un passo minore, ma ci metterà troppo. Per il nostro esempio metteremo mezzo. Velocità di rotazione del mandrino, vedi tu quanto lo vuoi mettere, per me deve essere altissima. Velocità di taglio, qui io non esagererei troppo, andrei sui nell'acciaio. Immagino qualcosa del genere. Il passo dovrebbe essere maggiore di 0,01 nel diametro. Passo, cosa chiamo passo? Ah sì, il passo qui, ok. Che è quello che stavamo. Passo laterale lo stesso, dai, non esageriamo. Perché non so come si comporta sull'acciaio, non ho esperienza. Selezioniamo questo qui, adesso diciamo linea centrale, e ci ha fatto la linea centrale, limita la massima profondità dell'utensile. Qua c'è un piccolo problema, perché dobbiamo capire quanto spesso, quanto largo è questo utensile. Allora, al limite tu darai una profondità qui, in queste lettere fuori, dopo farai un altro percorso per questo A, che ha un'altra profondità, ok? Ma intanto quello che volevo non sono riuscito a farlo, ossia, prima di fare questo qui, volevo capire, ho fatto tutto questo pensando con questo in mente, ma non mi è venuto. Vedete qui? Dobbiamo sapere quanto misurano queste lettere qui. E vediamo un po', da qui a qui. Vedi? Cioè, come puoi dare a 1,5 mm di profondità in una lettera che ha mezzo decimo di no? Mezzo decimo. Capisci cosa? Se ha mezzo decimo, perché tu abbia una parete visibile qui, cioè, è un decimo, non puoi, né un decimo lo puoi dare, mezzo decimo, niente, 0,001. C'è un centesimo di profondità qui. Quello è il punto. Non hai spazio per utilizzare questa strategia qui con qualità, perché è una regione troppo ristretta. Cioè, abbiamo una letterina da 2 mm. Capisci? Non è nulla. E abbiamo una larghezza di queste lettere di... Scusa, stavo guardando sbagliato. 0,3. Scusa, stavo guardando nella X qui. Invece di guardare qui. Scusate. 0,3 già va meglio. Ma cosa vuol dire 0,3? Che io, se ho un listello da 0,3, no?
cioè la sua altezza dovrà essere 0,2. Se lo faccio di 0,3 divento un cubo e l'utensile dovrà andare tanto tanto sotto, principalmente in queste zone qui non conviene. Allora conviene prendere magari queste zone come riferimento di limiti per l'affondo dell'utensile, un decimo, due decimi, ok? E mettiamo che il nostro affondo sarà di due decimi, che è la larghezza di queste parti minori qui. E vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Percorso. Allora, qui, prima cosa dobbiamo selezionare i vettori, tasto Shift, seleziona vettore e tasto Shift. Cominciamo da zero. Zero sicurezza 10, vabbè, quello lo vedrai tu. Il bullino l'abbiamo fatto 1. E l'abbiamo chiamato, dov'è? Qua, bullino, punta sconosciuta. Selezioniamolo. Diciamo, fammi la linea centrale. Allora, qua ci sono in discussione due cose. Uno è l'angolo del bullino. L'altro è l'inizio, vediamo se non ho sbagliato, che era 5 nel tuo caso. E qui, limita profondità a 0,2. Ok? E diciamolo, calcola, ce l'ho. E ce l'ho calcolato. Solo che qui abbiamo la simulazione dell'altro. Allora, ecco qua. E qua facciamo la simulazione. Calcolando, si spera. Ecco fatto. Ok? Ovvio, qui nella abbiamo 0,2 di affondo solo e la laterale con 60. Guardate che anche con il 60 quanto poco poca inclinazione abbiamo qui. Capisci? Anche qui. In queste lettere qui magari la cosa sarà un po' strana in termini di profondità. Adesso vediamo di capire. Vedi, già un po' meglio. Oh, abbiamo una parete e l'affondo lì. Ma vedi, qua già l'utensile non ha come lavoro perché abbiamo decimi qui. Cioè, è un casino quello. Proviamo a fare un'altra con un utensile da 90 gradi senza un bullino normale, senza punta conosciuta e con affondo, e ci metterà una vita perché senza la punta conosciuta. Ah, qua diciamo che la strategia ha funzionato nella lettera grande, vedi? Ma abbiamo questa parete e dopo tutto questo qui è stato pulito con la punta del bullino. Nell'acciaio. Boh. Capisci? Dopo. Ovvio. Ah, ma io voglio questo risultato qui. Questo risultato lo devi cercare e ottenere. Proviamo allora adesso a rifare il concetto del V-bit, della linea centrale, incisione linea centrale, senza l'affondo, con un utensile da 90 gradi. Perché il punto è che il programma dopo, in queste misure piccoline qui, non sa come comportarsi. Quello è il punto. Le dimensioni dei vettori è troppo poca per questa strategia. Togliamo la simulazione. TD, non abbiamo più la visibilità e prendiamo questo qui e diciamo alla strategia di farci, cominciando da zero,
selezioniamo un bullino da, diciamo che se si deve costruire un utensile per questa strategia, magari conviene farlo in questa libreria qui. Ok? Vediamo che tipo di... Qua, 32 mm, 120, 32 mm che sarà 30 mm tuo, 90 gradi. Vediamo cosa ci dà qui. Con l'edizione, selezioniamolo e editiamolo qui per non togliere quello di là. Vedi? Cioè, un passo da 8 mm. Vabbè, per legno, cose varie. Però. Facciamo il passo diventare 0,1. Metto qualcosa così. Più accettabile per l'acciaio. Boh, non so come si comporterà adesso. L'avanzamento, millimetri per minuto. Diciamo che sia un... a minuto, sì. Vabbè. 400 mettiamo qui e qua 200 qua può andare anche più alto di 15.000, diciamo fai linee, crea linea centrale, limita alla fondo, adesso non diremo limita alla fondo, lo lasciamo lavorare senza limiti e creiamolo, chiudiamo. Aspettiamo che si rinfreschi un attimo. Eccolo qua. Vediamo un po'. Qua magari farà più movimenti del necessario perché abbiamo il passo troppo ristretto. Allora fa una passata di 0,1, dopo fa una, e il risultato è quello lì. Simuliamo questo percorso qui velocemente. Non tanto velocemente. Ecco qua, è finito di calcolare, ho lasciato anche la A senza limiti di affondo, abbiamo cominciato da zero con la profondità iniziale come abbiamo, no? Avete visto? No, da 5 subito, quello è uno sbaglio. L'altro sbaglio è l'angolo dell'utensile, vedete questo qui a 90 gradi, vediamo le lettere piccole. Che le lettere piccole, ovvio, avranno qualche problemuccio, perché sono spazi minimi, ma la strategia ha lavorato alla grande. Ecco qua, senza il limite di affondo. Allora, il limite di affondo sarà dato dallo spessore del vettore, della regione dove il bullino, la presa a V, a forma di V, entrerà. E questa è la reale strategia, il reale risultato aspettato, diciamo, vedete qua, la C ha tutta la Fo e dopo sale. Ovvio, essendo un lavoro col vettore piccolissimo, e anche qui abbiamo un centesimo, due centesimi, abbiamo misurato lì lo spessore della E, la gamba della E sottile. Cioè, non puoi pretendere che il programma ti faccia questo pulito, 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 anche perché dopo non si vede nemmeno. Altro fattore, il passo piccolo che ho fatto, da un decimo, e dopo un altro problema ancora, sarà quando tu... dico no alla user ma a Loki, lavorerai sull'acciaio, no? Allora, capito cosa è successo? Angolo del bullino, sbagliato 30 gradi, no sbagliato, cioè non c'è perché mangiare l'acciaio con una punta da un decimo, capisci? Cioè, puoi farlo, ma sa quante, se ti rompi una decina di bullini lì, devi refrigerare, velocità giusta, il bullino deve essere di un materiale bello, resistente per lavorare l'acciaio, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, non è una cosa semplice da fare, questo qui sull'acciaio, eh? Ecco.
fosse su cera, su qualcos'altro, vabbè, non capisci, dopo diventa metallo, ma credo che qui prendiamo la E, che ha più cose da farci vedere. La E, vedete qua, va tutto lavorato e si ferma al limite del contorno dello tensile. Dopo questi piccoli sbagli che ci sono qui, sono dovuti all'imprecisione della strategia, perché Artcam su queste cose micrometriche qui magari avrà qualche, con questa strategia qui, avrà qualcosa da di strano, perché al limite questo lavoro qui si può fare anche su com'è sull'acciaio, il passo deve essere cortissimo per forza, perché sennò ti rompi l'utensile. Al limite questo stesso lavoro qui si poteva creare in rilievo, in a fondo, sul vettore, e dopo, limitando queste zone qui, farlo lavorare in zing, 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 in strategia 3D. Bing, 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 ok? Vediamo un po'. Cioè, tutto questo dipende da quello che ti viene in mente, da quello che pensi che dopo materialmente succederà, insomma, io la vedo così. Vediamo un po' di fare questo che ho detto, vai, così finiamo questo video. Togliamo la simulazione, andiamo nell'assistente, e diciamo, facciamo solo la lettera E. Separiamo i vettori, abbiamo solo questo qui, facciamo Shape Editor, mettiamo un angolo mettiamo 60, no, mettiamo 90 è troppo. Perché 90 giustamente lui qua non è l'angolo dell'utensile, ma sì del, diciamo 45, della parete in relazione al piano. Allora, se io uso un burlino da 90 gradi mi fa una parete a 45, mettiamo 45 e diciamo aggiungi, vediamo un po' cosa succede, non so adesso se i zeri combaciano con quello che... Ecco qua, è funzionato, vai. Abbiamo... lo abbiamo qui, ha funzionato, ecco qua, vedi, qua abbiamo un lavoretto più pulito, aspetta un attimo che adesso lo mettiamo anche, aspettiamo che si rifreschi. Vedi, c'è un lavoro più pulito di... Adesso non ho capito se mi ha fatto dentro o fuori. E mi ha fatto fuori. Attento. Mettiamo nella Z. Z. Ha fatto fuori. Allora torniamo lì, torniamo indietro, vista 2D e sottraiamo. Potevo aver fatto 45 negativo anche qui, scusate, anche qui potevo aver messo 45 negativo. Che era uguale. Qui facciamo 45 negativi, solo per no, meno 45, ecco qua, e aggiungi, vediamo qual è la differenza tra aggiungi e sottrai. Sottraire un, sottrarre un positivo o aggiungere il, ecco qua, E, vediamo la E, dentro, dentro.
pulita, bella. Questo qui è quello che volevamo, no? Vediamo là. Anche uguale, ok. O sottraendo un valore positivo o aggiungendo un valore negativo, il risultato è lo stesso. Vabbè, andiamo nella vista 2D. Adesso prendiamo questi vettori qui, tutti e due, e questo qui. E aspetta un attimo, prima sono separati già, vabbè. E con questi due qui faremo una allora si sì, puoi usare un bullino da 30 gradi se vuoi, ma cioè non conviene. Percorso, facciamo una lavorazione 3D con il vettore selezionato. Facciamo piani paralleli, che tanto qui si sconfiglia tutto per via del posizionamento. E andiamo su un mulino, magari anche quello da 90 gradi. Magari anche quello da 90 gradi. Che non abbiamo scelto qui. Che lo abbiamo scelto nel V. Ma non è che cambia nulla, ok? Seleziono e mettiamo di farlo. Prima mettiamolo, passo vero 1 perché siamo sull'acciaio e passo in Z anche, ecco, millimetri minuti sempre quelli 400 e 200, almeno così credo possa fare. Ti dico calcolato, chiudi. Vediamo un po' cosa abbiamo. Vedi, anche con zero, con un decimo di passo, questi qui. È troppo. Capisci? Simula. Cioè. Vedi, il passo. Di un decimo è nulla qui. Togliamo. Questo già è strategia 3D, c'entra nulla con la 3D, e facciamo il passo editandolo, passo dello utensili, facciamo da 0,1, come sono zone piccole, questo si fa, si lavora in fretta, anche il passo. Questo qui non mi piace. Anche questo qui lo facciamo. Ricalcolamelo. Ecco, bravo. Chiudi. Adesso diciamo simula. Ecco qua. E allora con una lavorazione 3D anche si potrebbe arrivare a questo risultato, casomai fosse quello che vorresti. Ok? Cioè, meno preciso sembrava alla fine che il risultato potesse essere più preciso. Meno preciso di quanto mi aspettavo. Togliamo la simulazione. Aspettiamo che si cancelli la simulazione. E rifacciamo la simulazione con il percorso utensile in strategia linea centrale, detta V-bit in inglese. Solo che qua ci metti un po' perché calcolerà tutto il percorso lì, va là. E appena è pronto continua la registrazione. Ecco, il risultato è più o meno questo qui, praticamente uguale all'altro. Allora facciamo cosa? Fermi mani. Antonio e Maria finestra una domenica di sangue, l'ennesima lungo la strada. Togliamo la simulazione. Sì, ma si vede che è praticamente uguale il risultato, no? E questa volta simuliamo questo qui. Meglio questo qui. Comunque, un'altra cosa che non abbiamo visto e che influisce sicuramente su tutto questo qui è la risoluzione di questo modello.
vediamo un po' il modello, risoluzione. 4.000 punti, sì, mi sa che è il massimo che possiamo arrivare. Cioè, il limite è quello lì. Ok?